amici di Extreme Hardware, in questo video andremo a fare un focus sul nuovo sistema operativo di Tecus, un sistema operativo che si chiama appunto Tecus OS 7 ed è presente nei nuovi NAS prodotti dall'azienda. Lo faremo attraverso un nuovissimo Tecus N2810. Dunque vi lascio alla seconda parte del video, dove potremo analizzare nel dettaglio tutti i vari menu e le funzioni che questo nuovo Tecus OS 7 ci mette a disposizione. Andiamo dunque a vedere più nel dettaglio il nuovo Tecus OS. Allora, ovviamente per effettuare l'accesso apriamo il nostro browser web e andiamo alla pagina del nostro sistema operativo. Inseriamo dunque in alto nella barra degli indirizzi l'indirizzo IP del prodotto e ci ritroviamo nella pagina di login. Subito notiamo che veniamo accolti da un messaggio che ci consiglia di utilizzare questo software attraverso Internet Explorer 11, Firefox, Safari o Google Chrome. Noi ovviamente lo stiamo facendo con Opera, perché ci sembrava giusto andare al di là dei consigli della casa produttrice. Inseriamo dunque le credenziali di accesso ed effettuiamo il login. Ci sta mettendo un pochino. Ok, bene, questa quindi è l'interfaccia che ci accoglie, ecco, diciamo, il desktop del sistema operativo di Tecus, che come potete vedere è ben diverso rispetto a quello di una volta. Troviamo nella parte alta una barra contenente delle icone veloci che ci permettono di accedere ai vari menu del software, mentre in alto a destra troviamo quello che è l'icona per l'invio di posta elettronica, un'iconcina che ci mostra quali sono i messaggi di sistema e quindi come se fosse un log di sistema, un'altra iconcina che ci mostra invece gli utilizzi, un task manager, gli utilizzi delle risorse del sistema, quindi l'utilizzo della CPU, della RAM, qual è lo status del nostro hard disk, dei nostri volumi e le velocità della connessione alla rete. Poi abbiamo ovviamente il tasto di spegnimento o reboot e un'iconcina di personalizzazione per la lingua. Adesso ne mettiamo italiano, mi sembra corretto, ecco, per la lingua possiamo cambiare la password, uscire, eccetera, eccetera. Ora andiamo a vedere i vari menu che ci sono all'interno di questo prodotto. Allora, nella parte centrale del desktop troviamo delle icone per aggiungere rapidamente quelle che sono le funzioni, le impostazioni più importanti, che sono anche quelle che dobbiamo impostare la prima volta che abbiamo il prodotto, quindi impostazioni relative a dischi e RAID. Troviamo qui appunto tutte le informazioni riguardanti i nostri hard disk installati. Noi abbiamo due Western Digital RAID, in questo caso abbiamo un JBOD in funzione. Possiamo ovviamente modificare le impostazioni del volume o eliminare direttamente il volume. Appena carica le impostazioni ve lo faccio vedere tramite questa schermata. Vabbè, si inizia già a vedere, c'è il tasto rimuovi RAID. Tramite questa schermata possiamo appunto eliminare il volume e crearne di nuovi tramite il tasto crea. Si seleziona i dischi che vogliamo utilizzare. Ovviamente adesso io non posso perché sono già utilizzati, finché non si elimina un volume non se ne può creare un altro. Poi ci sono impostazioni relative a ISCSI, montaggio di file immagini e pulizia del disco o il clonaggio
si può clonare il disco. Poi altre impostazioni veloci, sempre da desktop, andiamo sulle funzioni del backup. Possiamo scegliere se effettuare un backup all'interno dello stesso prodotto, quindi un backup locale. Backup remoto su un altro dispositivo connesso in rete, possiamo effettuare copie USB automatiche oppure tramite piattaforme cloud come AWS S3, eccetera, eccetera. Poi ultima icona presente nel nostro desktop riguarda invece l'impostazione di rete e quindi tutto quello che concerne appunto gli indirizzi IP e la rete del nostro N2810 o comunque del NAS prodotto da Tecus che supporta l'OS 7. Abbiamo in questo caso appunto un NAS N2810 con link aggregation. In questo caso abbiamo link aggregation attivato, potete vedere che sono in bond con un indirizzo IP statico che abbiamo dato noi, ha attivato qui la modalità di link aggregation 802.3ad, che è quella classica, ma possiamo scegliere tra varie impostazioni. Quindi possiamo abilitare anche il DNS per l'accesso da remoto all'interno della nostra rete, eccetera, eccetera. Qui sul desktop sono finite le icone, ma nella parte alta, quindi sulla barra, abbiamo altre icone veloci. Abbiamo il centro file, che è il nostro Explorer Resource, diciamo, che ci permette appunto di spostarci tra una cartella e l'altra all'interno del nostro volume. In questo caso c'era anche un hard disk USB collegato e possiamo navigare all'interno del disco collegato, ovviamente del disco USB. Possiamo caricare file, scaricare file, creare cartelle, modificare file, cancellare file e quant'altro. Quindi questo è il classico task manager. Poi abbiamo l'iconcina del pannello di controllo che racchiude al suo interno sia le funzioni che abbiamo visto prima, quindi rete, backup e la gestione dei dischi, più tutte queste altre iconcine. Come vedete è graficamente molto molto carina, ricorda molto quanto mostrato anche da Tecus, scusate, da QNAP, piuttosto che Synology o ASUSTOR. Abbiamo il centro di notifiche, di centro di registro notifiche, quindi è un po' la versione dettagliata del pannello che troviamo qua in alto. Possiamo vedere i registri di sistema, i registri di accesso, tramite quale protocollo è stato fatto l'accesso, modificare le impostazioni o ricevere varie notifiche tramite email delle notifiche di utilizzo del sistema, quindi accessi, errori, eccetera, eccetera. Andando avanti sempre nel pannello delle impostazioni ci sono le funzioni di alimentazione ed hardware, quindi risparmio dell'energia, accensione e spegnimento automatici e programmati, utilizzo di vari UPS collegati alla rete e quant'altro. In questo caso su controllo hardware possiamo abilitare o disabilitare il cicalino in fase di accensione che, come riportato anche nella recensione completa dell'esempio dell'N2810 che trovate qui in descrizione, è molto molto fastidioso in fase di avvio più che altro perché è molto molto rumoroso, i check sono parecchi. Andando avanti abbiamo appunto le informazioni di sistema, quindi qual è il nome del prodotto, la versione del software utilizzata, il carico della CPU, eccetera, 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 riguardanti la rete più nel dettaglio. Lo stato dei servizi abilitati e attivati, quindi esempio, il protocollo FTP è in esecuzione ed è attivo,
l'AirSync per esempio no, di DNS no, AFP sì, e così dicendo. E poi abbiamo delle informazioni un pelo più dettagliate riguardante proprio l'hardware che compone il sistema, quindi che modello di CPU c'è all'interno del nostro 2810. C'è un bel Celeron N3050 piuttosto che 2 giga di memoria RAM quelle informazioni di schede di rete, di porte USB e del controller SATA che gestisce i nostri due dischi. Andando avanti abbiamo di nuovo le informazioni relative alla rete, che sono quelle che abbiamo già visto in precedenza. Ci mette sempre un pochino a fare lo switch tra una pagina e l'altra. Il sistema non è proprio istantaneo e ultra speed sotto questo punto di vista. Andiamo avanti. Opzioni regionali, quindi cambio dell'ora piuttosto che fuso orario e eccetera eccetera. Dispositivi esterni, quindi hard disk esterni, informazioni riguardanti gli hard disk esterni piuttosto che stampanti collegate. Monitor di sistema, quindi classico manager di risorse, ci mostra qual è l'utilizzo della CPU piuttosto che quello della memoria RAM, dei dischi o della rete. E poi abbiamo le impostazioni sul firmware di sistema. Possiamo aggiornare il firmware, eccetera, eccetera. Vabbè, queste sono le classiche impostazioni che ci sono in tutti i sistemi. Poi andiamo nella macro sezione privilegio. Cosa ci consente di fare? Ci consente di creare cartelle condivise, ci permette di creare, modificare utenti piuttosto che gruppi di utenti, dare quote degli utenti, quindi quanto spazio può utilizzare l'utente Pinco Pallino piuttosto che un altro, e poi informazioni su backup e ripristino, sempre delle informazioni riguardanti agli account dell'utente. Andiamo nella sezione archiviazione che abbiamo già visto, subito dopo è quella appunto dell'archiviazione che abbiamo visto in precedenza, come potete vedere. Poi, altra macro sezione importante è quella relativa ai servizi che si possono utilizzare. Abbiamo la sezione servizio di file che ci permette di abilitare appunto il protocollo Samba, che è utilizzato da Windows e quindi ci permette di rilevare il sistema sulla rete locale tramite il nostro sistema operativo Windows sul computer e spostare drag and drop i file e quant'altro. Possiamo abilitare il servizio Time Machine e il servizio AFP, che è quello utilizzato invece da Apple, e poi abilitare i vari servizi tipo l'NFS, l'FTP, il TFTP e i WebDAV. Possiamo appunto decidere se abilitarli o meno. Poi ci spostiamo nel menu servizi web, possiamo abilitare o non abilitare il servizio HTTP o l'HTTPS, servizio SSH, anche in questo caso possiamo abilitare o non abilitare il servizio SSH, iTunes, SNMP, poi abbiamo il servizio VPN con tutte i vari parametri che riguardano questo ambito e il servizio UPnP che appena carica vi faccio vedere come appunto abilitare o gestire le porte relative a questo servizio. Sto andando un po' veloce per non far diventare questo video lungo e soprattutto molto noioso, tanto è giusto per far vedere come si presenta il nuovo sistema operativo, poi le funzioni sono queste, i dettagli li conoscete, o comunque anche googlando eccetera eccetera, se non avete idea di cosa possa servire un servizio, informazioni le trovate o basta scriverci qui tra i commenti di questo video e vedremo di riuscire a darvi una risposta in tempo consono e magari senza farvi aspettare o invecchiare. Abbiamo le appunto impostazioni relative ai backup, che sono quelle che abbiamo già visto, e questo è quello che è poi il pannello
delle impostazioni che vi faccio rivedere qui, eccolo qua, in tutto il suo splendore. Qui potete raggiungere le varie funzioni direttamente. Poi, ultima, ma non ultima come importanza, icona è quella relativa all'App Center. Ora, l'App Center è un aspetto che è stato migliorato in maniera incredibile per quanto riguarda Tecus. Abbiamo finalmente delle icone, scusate, delle icone relative a dei software installabili all'interno del nostro sistema, e quindi possiamo utilizzare i nostri NAS in maniera più completa rispetto a quanto Tecus non ci permettesse all'inizio. Abbiamo qui accanto la possibilità di cercare un modulo e quindi un'applicazione in base all'utilizzo che vogliamo farne. Lui cerca una parola all'interno delle descrizioni dei vari applicativi. Abbiamo i moduli installati. Possiamo installare manualmente i moduli e andare a pescare dal nostro computerino i pacchetti di installazione, oppure possiamo vedere quali sono quelli disponibili. Guardate qui, ce ne sono, non siamo ancora a livello di Synology, QNAP e ASUSTOR, ma non sono poche, ce ne sono parecchie. Possiamo guardarle tutte insieme oppure andare a scremare, a filtrare le nostre applicazioni in base agli utilizzi del quale vogliamo fare. Ecco, per esempio, multimedia e DLNA. Possiamo installare XBMC, ad esempio, pigiamo su installa e come potete vedere inizierà a fare l'installazione dell'applicazione, e in particolare con questa applicazione, collegando il NAS tramite porta HDMI alla televisione, possiamo goderci dei nostri contenuti multimediali ad alta definizione, e in questo caso specifico grazie all'N2810 in 4K. Possiamo installare VLC, intanto se in sottofondo sentite un'ambulanza sta passando e quindi non ci possiamo fare nulla. Quindi molte applicazioni, spero che sotto questo punto di vista Tecus aumenti pian piano il numero di applicazioni installabili, anche perché l'App Center è strutturato molto bene, è molto molto simile a quelli visti appunto da altre aziende, e quindi speriamo anche che pian piano aumentino anche gli applicativi installabili. Però alcune funzioni già importanti, tipo c'era Dropbox, ho visto da qualche parte, eccolo qui, per esempio, Dropbox è installabile, e ci sono comunque applicazioni utili. Detto questo era questo è quanto. Come avete potuto vedere, il Tecus OS è migliorato tantissimo rispetto al passato. Ora siamo di fronte a un sistema operativo che non è ancora prettamente scattante nello spostamento tra una finestra e l'altra, però è completo, ci permette di utilizzare numerosissimi servizi, come avete potuto vedere, ci permette di configurare al meglio le capacità hardware di questo prodotto, le varie funzioni hardware di questo prodotto, quindi anche protocolli, servizi e quant'altro, e finalmente ha anche un app center degno di questo nome, con una buona struttura e un numero di applicazioni che inizia a essere interessante. Speriamo che aumentino nel tempo, però siamo molto 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 contenti del lavoro che Tecus ha effettuato con questo nuovo sistema operativo. Detto questo, per adesso è tutto dalla redazione di Extreme Hardware e da Angelo. A presto, ciao ciao!